di radiointerferometro. E tutta quella spinta di fili lì è un altro radiointerferometro. Le guide d'onda faranno scorrere l'acqua per il carico dell'acqua del budrio. Sì, più o meno, ecco, qua cambiate le volte della scienza. Vedi su paraboloide, che è la cosa più interessante. Barbi le apre. Ah, è vero? Ah, ma c'è da suonare! Il primo EIME in Italia con la Svezia, con i 70 cm, cioè 432. Ecco, l'antenna funziona anche a 430, ma non è un caso. È stato scritto, quando all'inizio c'è stato di mettere a posto, di adattare, eccetera, io ho i miei grafici. Come vedete, molte cose, quasi tutto, è fatto in casa, insomma, questo robot qui si vede chiaramente che è fatto in casa, quasi tutto, insomma, salvo quello. Quindi, fate noi, sono tutto il robot, e alcuni reperti, che tanti sono, questi per esempio, sono proprio originali alla sorgentina, ecco, questa assomiglia alla sorgentina bellina, piccolina. Ecco, dicevo, cosa si vede? Niente, non si vede nulla, questo è rumore naturalmente, no? Poi a un certo punto c'è quella fara lì. Vedete? 1, 2, 3. Sono un picchetto. Allora questo è stato l'11, questa è la data, comunque qui si sa esattamente dove punta l'antenna e queste sono, queste marche qui sono marche orarie. E qua. Tre canali, perché tre canali? Adesso ve ne racconto un'altra. Diventa una cosa molto, molto interessante dal punto di vista anche radioastronomico. Tra l'altro c'è una proposta, questo, questi signori di Palermo vorrebbero aumentare la illuminazione, cioè l'antenna è abbastanza paperata, insomma, cioè per avere luoghi secondari bassi, pertanto l'antenna, diciamo, l'efficienza può essere molto aumentata se tu la vedessi un po' di più. Questo peggiora come luoghi secondari, eccetera, però intanto potrebbe essere un po'. No, era spinto il flash. C'è il problema appunto delle perdite enormi che ci sono al. I problemi appunto perché io da buon radioamatore, insomma, io preferisco stare in laboratorio, insomma. E invece siamo rimasti indietro. Questa è corrugata, ci sentite dentro, ci sono corrugazioni. Si rovida dentro il quadro. Corrugazioni che servono per avere un fascio molto pulito. Giallo? Che scendeva l'astro! L'uomo Michelin! L'uomo Michelin! Vieni qua, Robin! Salut!
nuotare gli omarini. Era lui. Cosa? Non prego lui che lo conosciamo. Pagina gialla. Aspetta che ti giro la penna. Aspetta che ti giro. È lui. Mamma mia. Parte. Prendila, eh? Sì, sì. Viene tutta? Sì, perfetto. Come piccolo. Che gigante. Finita. È finita. È spettacolare. Non lo fanno vedere dalla prima. Adesso addecchi. Ma scusa, chi è che la muove? È lui, ne? Ma lui è fuori. Beh, la farà, l'avrà fatto, gli avrà dato il comando, cioè la sua, no? Quello di chiedi che la muove. L'ha programmato lui. Ah. E ritorna nella posizione nel piede. C'ho il braccio che non regge più. Però basta un quarto di secondo, mamma mia, si vede quel corno per sì. Che non so quanto è l'oscillogramma, era la domanda che sta un po' i numeri i numeri mezzo miliardo.
sbagliato quello lì. Sì. Senti che rumore che fa, non si spiega. Ah, ci sono le previsioni del tempo, bene. Sta arrivando l'Italia. Ma ti dico io. Ah, c'ho le batterie scariche, porcaccia la miseria.